23esimo del secondo tempo, la rete di Fonseca vale l'1-1 per la Juve, di fatto significa retrocessione per l'Atalanta. I tifosi nerazzurri, fino allora composti nella loro amarezza, decidono che non ne possono più e lo dimostrano nel peggiore dei modi. Si tenta di sfondare uno dei vetri di protezione che divide la curva nord dal campo, le forze dell'ordine provano ad intervenire. Quelli che seguono sono lunghi minuti in cui la tensione è davvero su livelli altissimi. L'arbitro, che Bazzoli, deve ovviamente sospendere la gara, ma a quel punto Atalanta-Juventus è scivolato, non c'è nessun dubbio, in secondo piano. I gas lacrimogeni fanno allontanare un bel po' di gente con i giocatori dall'altra parte del campo, mentre sta accadendo di tutto. L'unico dato positivo è che tanta rabbia rimane fine a se stessa, nel senso che nessuno rimane ferito. La polizia controlla che la situazione non degeneri ulteriormente, in attesa che i nervi si placchino, che alla fine i tifosi accettino la retrocessione, che si possa riprendere magari solo pro forma a giocare. E la cosa avviene puntualmente dopo 15 minuti di pausa, ma tra Atalanta e Juventus non accadrà più nulla. Si può dunque arrivare alla conclusione di una giornata che sarà difficile dimenticare, con la situazione che molto lentamente pare tornare alla normalità. Gravi episodi di violenza nella curva dei bergamaschi, ci sono stati anche dei lanci di lacrimogeni da parte della polizia verso la curva dei tifosi locali. Maschi, lanci di pietre, vetri sfondati, la polizia costretta a usare i lacrimogeni. Partita interrotta per 14 minuti, poi l'inutile... Così fa l'ingresso sul campo la polizia, Bazzoli controlla la situazione, deve sospendere il match praticamente a uno stato d'assedio. 13 minuti di interruzione, lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Come dicevamo, il calcio viene messo davvero in un angolo. E quindi Bazzoli non ravvisa le condizioni, mi sembra che le immagini lo testimonino in maniera eloquente. Per continuare, vedete Peruzzi ben lontano dalla sua porta, noi ci prendiamo altri 5 secondi di pausa. Immagini, c'è malcontento da parte dei tifosi, ma questo non mi sembra, insomma, il modo idoneo per protestare, anche se vedono davanti ai loro occhi una retrocessione che sta prendendo corpo. Quindi dopo... Ancora tinte nere da dimenticare. A Bergamo infatti succede di tutto. Atalanta e Juventus pareggiano 1-1. La partita è corretta, ma gli ultra nerazzurri, rabbiosi per l'ormai certa retrocessione in B, il Piacenza sta vincendo a Lecce, si scatenano come già altre volte in passato. Petardi, sassi, oggetti di ogni tipo, di tutto vola dalla curva al campo. Vetrate rotte e clima di guerriglia da stadio, polizia e carabinieri costretti a intervenire con il lancio di lacrimogeni. L'arbitro Bazzoli, che sospende la partita al 27esimo del secondo tempo, per farla riprendere e portarla faticosamente al termine, dopo quasi un quarto d'ora di stanchezza e paura. Anche l'uscita dei giocatori verso gli spogliatoi diventa un problema. Così si pensa di creare un varco sotto la tribuna, mentre le forze dell'ordine escono dallo stadio per prevenire altri incidenti nelle strade cittadine. Domani i filmati di questo sabato di follia saranno visti e analizzati per risalire ai teppisti, con o senza fazzoletti e passamontagna. Tra poliziotti e un folto gruppo di teppisti nella curva atalantina, che hanno costretto l'arbitro Bazzoli ad interrompere la gara per circa 15 minuti. Comprensibile l'amarezza, ma assolutamente da condannare certi episodi. Ma la rottura di alcune porte, di alcuni vetri. Guarda lì, sono iniziati, certo, ma tutto è scatenato. Come certo? No, è vero quello che si vede, ma quello che è accaduto ancora prima che è preoccupante. Sì. Cioè, dove 400-500 persone hanno. Guarda qui, che spaccano. Di fronte a una situazione. No, ma voglio dire, ma tutta questa roba, questi bastoni, cioè queste mazze da baseball che hanno, con la quale spaccano tutto, da dove entrano, come fanno? Si parla addirittura del coperchio di un tombino, ma quello che è accaduto anche l'altra domenica in occasione di Brescia Bologna. Ma allora a questo punto bisogna avere il coraggio di interrompere la partita. Cioè i tombini vengono presi all'interno dello stadio e li buttano addosso. A quel punto devi interrompere la partita, basta. Prima stavi parlando di incidenti anche fuori, di premeditazione. Esatto. Perché questo? Ma perché? Perché c'è questo atteggiamento, l'insoddisfazione per i risultati, e quindi poi vediamo quello che accade. Che è preoccupante. Non mi venire a parlare che questa è gente soddisfatta dei risultati, per favore, perché non ci credo. No, qui non ci siamo. Quindi sono gli stessi schedati che tutti conoscono, che tutti conoscete, che non dovrebbero entrare allo stadio, invece entrano. Ho già parlato anche con i colleghi. L'ultima volta c'è stata la solita sceneggiata.
sbagliata, tutti a farsi considerare dal ministro, no? Veltroni, tutte cose, non succedono. Svolgimento e all'interno del terreno di gioco ci sono poliziotti, all'interno proprio della porta anche di Peruzzi, ecco i giocatori si guardano bene da avvicinarsi all'area di rigore, ecco il gioco prosegue con poliziotti addirittura che si comportano da raccattapalle, danno il pallone a Peruzzi. Bel colpo di tacco questo poliziotto. Bel tocco. Praticamente la partita si è svolta in condizioni di emergenza, gli ultimi minuti sicuramente hanno poco di regolare.